dimensione dei piani, che è fondamentale nella gestione del teatro. E grazie a chi insieme a me ha fatto poi questa azione teatrale, perché il nostro lavoro di gruppo, io sono solo stato per l'altro, ma è tutto un lavoro fatto con la NASA, con la NASA, con i Bertini, con la stessa Presidente, cioè abbiamo fatto tutti insieme. E anche un lavoro che non cade, perché in questa stagione c'è caldo, cioè per questa signora non solo per questa, ma anche per quelle precedenti, Puccini va ringraziato anche da Claudio Puccini, perché Claudio era qualcosa di più di responsabile tecnico del teatro, era l'anima del teatro. E i rapporti che Claudio ha coltivato di umani e professionali con le compagnie hanno fatto sì che le compagnie sono diventate amici di Puccini, anche le tre sono diventate amici di Puccini, continuano a affrontarlo. Un nome tra tutti, ovviamente, Antonio Merzi, che continua ormai da anni a vedere Puccini e che è legatissimo a Puccini anche grazie a Claudio Puccini. Quindi ricordiamo Claudio in questa stagione e la dedichiamo a Claudio con tutto il bene che mi veniamo alla lista di Napoli. Devo leggere tutto il risultato. Noi oggi presentiamo gli spettacoli in abbonamento, che sono 12 spettacoli in abbonamento fisso e 10 spettacoli in abbonamento da scelta, quindi sono 22 titoli. A questi poi se ne aggiungeranno altri che annunceremo poi a settembre, che saranno con l'abbonamento, ci saranno ancora un'altra decina che passa. Apriamo il 23 ottobre con uno spettacolo molto particolare, un po' un evento della stagione, Stannone, scrittore che tutti conoscono, conoscerete, c'è chi dice dietro è la Ferrante, si nasconde Stannone. Stannone è autore conosciutissimo, è un testo in corsa per tanti premi dal punto di vista della scrittura. È un testo che parla di è un dialogo molto serrato, del anche drammatico, non l'ho visto, leggo qualcosa, tra un uomo e una donna che si trovano a distanza di 20 anni da un rapporto casuale. Lei chiama lui, si ritrovano e in questo dialogo vengono fuori, credo, è un dialogo dove insieme a perversione di oscenità, però credo sia a quello che ho capito anche un'indagine sui lati nascosti più scuri dell'animo umano, ma anche della società. Mi ha ricordato un po' quello che ho detto la filosofia riguardo alle sale, dove sì, perversione, oscenità, ma c'è anche sabbia della società contemporanea, c'è anche uno scavare dentro l'animo dell'animo umano. Però di questo io lascerei che parli Giorgio Bellocchio, che è uno dei due attori dello spettacolo e che è oggi con noi, lo ringrazio moltissimo. Salve, buongiorno. Autobiografia erotica, in realtà non è un fenomeno scemo, in qualche modo utilizza un linguaggio che se fosse utilizzato in un ospedale sarebbe un linguaggio tecnico, ma utilizzato un palcoscenico può avere un'interpretazione di scelta, perché la scelta è da come proprio le parti della nostra vita riguardo al sesso e rapporto tra uomo e donna, riguardo all'intimità, riguardo all'approccio al sesso e come un rapporto sessuale venga vissuto spesso diametralmente in maniera diversa tra un uomo e una donna, un rapporto occasionale tra quelli interni, lui prende fino a quando il 5 giorni si scrive una lettera nel quale comunica a un incontro nel quale lui come ogni uomo viene attratto da un certo tipo di linguaggio, che lei utilizza da un certo tipo di linguistica,
fa trarre in questa casa, si siede al tavolo con questa donna, è quello di cui pensavo fosse una serata piccante, divertente, sessualmente attiva, diventa che ci pare sempre. Lavoro, si è investito, torna ad occuparsi di malattia mentale.
persone di quest'uomo che ha 40 anni che rimane un bambino di fronte alle meraviglie del mondo. Poi chiudiamo la prima parte di stagione con una sorta di se qualcuno di noi avesse un pubblico di scena negli anni 80, 70, 80, che è stato un successo clamoroso, questa sorta di pubblico di scena degli anni 2000. È una media degli errori, degli inconvenienti, c'è una compagnia amatoriale che tenta di mettere in scena uno spettacolo e che ne capita un altro errore. È uno spettacolo con un grandissimo successo quest'anno nelle grandi città e a Firenze e da noi. Noi abbiamo un buon ospite, ringrazio anche lui di essere con noi, Gabriele Pignotta, lo chiamerei. Musicale che per lui
quindi sarà molto interessante come si chiama Ico che legge una scena con questa musica che entra a far parte del gioco dello spettacolo. Interrotto dalla musica.
chiaro che Fabio Troiano, due attori televisivi, cinematografici, ma anche teatrali, con un testo di un drammaturgo molto giovane inglese, Lustgarten, ed è un testo su Lampedusa, quindi è un testo sul il problema drammatico ed epocale dell'immigrazione. Poi Paolo Fresu, il 26 gennaio, Paolo Fresu, che ci racconta invece la storia di Chet Baker con bravissimi musicisti, già la presenza di Fresu basterebbe, ma poi ci sono Dino Rubino, Marco Bartoscia, e poi ci sono altri degli attori che racconteranno insieme a Fresu questa la storia di uno dei più grandi jazzisti, storia drammatica, maledetta di questo grandissimo musicista. Paolo Rossi torna con grande piacere. Paolo Rossi, che è uno degli amici cugini, direi, con un ospite storico. Paolo Rossi, con la sua comicità spesso stralunata, con questi spettacoli apparentemente confusionari, però di grande coinvolgimento, e ci racconta una storia che va da Molière a Giorgio Best. Quindi si sa bene che cosa c'entra di Molière con Giorgio Best. Giorgio Best è stato attaccante della nazionale inglese, anche lui un personaggio maledetto, un po' come Chet Baker. Io mi ricordo di George Best una frase fantastica. Un giorno disse: ho speso tanti soldi in donne, alcol e giochi, il resto l'ho dilapidato. Senza quasi far capire come era George Best. Poi Francesca Reggiani, che è un bellissimo ritorno con una carrellata di divertenti e imitazioni di donne famose, quindi la Gemmina, la Meloni, la Elena Boschi, Maria Filippi, Enzo Iachetti, anche lui è stato ospite del Puccini tanti anni fa, e torna, siamo felicissimi che torni con un monologo di teatro canzone, viene ispirato dal suo amico Gaber, con musiche di Gaber, di Annacci, di Puccini, di Faletti. E poi ancora Giacomo Poretti, che si cimenta in un monologo da Sor Giacomo, è il Giacomo di Aldo Giovanni Giacomo, che si cimenta in un monologo tutto suo, parlando in maniera seria e faceta dell'anima e di che cosa sia l'anima, che poi è in tutte le cose, quindi le cose inanimate, perché anima in quanto movimento c'è in tutto. Quindi sentiamo cosa ci dirà, è uno spettacolo nuovo per cui non sappiamo bene ancora di che cosa si tratta di preciso, ma insomma il tema sarà questo. E poi eccoci qua finalmente Gabriele Cirilli, grandissimo ritorno, abbiamo Gabriele Cirilli, grazie di essere venuto Gabriele quest'anno, abbiamo avuto sorprendente, l'altro anno è stato un grandissimo successo, lo spettacolo a grande richiesta, direi, torna Gabriele Cirilli, veramente a grande richiesta. Gabriele, io ti chiederei se ti fa voglia di venire qua. Buongiorno, per me è un grandissimo contatto, mi presento alla nuova direttrice, noi ci siamo visti l'ultima volta che ho fatto lo spettacolo, e intanto grazie a Barbara Bernassa che insieme ai soci, al presidente, mi hanno dato la possibilità di tornare in questo storico teatro. Io sono stato tanti anni fa, molti mi conoscono solo per l'immagine televisiva, però devo dire che non ho mai abbandonato il teatro sin da quando ho iniziato 30 anni fa con il grande Gigi Proietti, che mi ha dato la possibilità di fare la sua scuola e quindi poi lavorare con lui. Non è autocelebrazione, ma lo dico solo per far capire che non è solo l'immagine televisiva che verrà portata in questo posto, questo mitico posto, ma all'inizio della mia carriera con Flavio Bucci ho recitato con Piera degli Esposti, Lina Sastri, il teatro quello vero. Quando ho cominciato a fare televisione mi è mancato tantissimo, e allora ho improvvisato una carriera teatrale parallela a quella televisiva che voi conoscete. Infatti la signora subito ha nominato tale quale show, la trasmissione televisiva di Carlo Conti, e infatti lo spettacolo che feci qui l'anno scorso era scimmiottava il titolo Tale quale a me, perché il palcoscenico è l'unico posto dove io riesco a essere tale quale a me stesso, perché poi la televisione e il cinema ti trasformano in altre cose. Quest'anno ho deciso di fare molto più teatro, cioè la stagione scorsa, e ho fatto un musical, La famiglia Adams,
con grande successo a Milano, infatti poi lo riprenderemo, saremo in giro per l'Italia, però ho rincontrato un regista che ho conosciuto 25 anni fa, che si chiama Claudio Insegno, e quindi insieme abbiamo deciso di fare questo spettacolo nuovo che debutterà a settembre e si chiamerà Mi piace lo spettacolo. Perché? Perché l'idea nostra, stavamo a cena e analizzavamo il nostro telefonino e vediamo che gli influencer, gli youtuber sono giudicati, comunque l'essere umano è giudicato da un like. Più like c'hai, vedi Gianni Morandi, 2 milioni di like, figo. Cioè se c'hai 10 like non sei figo. Allora ci è venuta in mente un'idea. Per andare in paradiso, metti che per andare in paradiso c'è bisogno di tanti like. E allora il mio spettacolo inizia proprio con una persona, che poi sono io, è uno show a tutti gli effetti, però che sta aspettando di essere giudicato per andare in paradiso. Quindi viene analizzato il proprio telefonino, che è messo sotto una teta, come vi ricordate la rosa, quella della Bella e la Bestia, che piano piano... c'è quel telefonino, io non riesco a toccarlo perché lo stanno analizzando, e quindi verranno proiettati video, foto che decideranno poi alla fine se io andrò in paradiso. Quella è una sorpresa, non ve la dico. E durante questo spettacolo mi piace molto una frase che ho letto qui, contaminazione di generi, perché io ho sempre ascoltato il mio maestro Gigi Proietti che dice uno spettacolo è bello se ci sono, c'è una contaminazione di stili, e nel mio spettacolo appunto c'è un po' di tutto, dal monologo allo sketch, alla canzone, balletti, c'è veramente di tutto, con una scelta però oculata, perché insomma comunque bisogna avere sempre rispetto per il teatro. Io ce ne ho tanto, tra l'altro hai nominato il Cirque du Soleil e io sono l'unico che in Italia ha risposto al Cirque du Soleil, perché qualche anno fa mi sono inventato il Cirque du Cyril. Du Cyril, veramente, e ha avuto anche grande successo. Tra l'altro uno che partecipava nel mio Cirque du Cyril è stato poi scelto nel Cirque du Soleil, è l'unico italiano, Pippo Crotti, che ha partecipato a una produzione, credo Totem, non mi ricordo, comunque, quindi insomma mi fa piacere questa... ho detto tutto, e ci sarà molto da ridere, anche da riflettere, ci saranno momenti molto comici, anche drammatici, è uno spettacolo veramente molto 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 bello. E vabbè, vuoi dire, lo dici te, venite a vederlo, l'anno scorso è piaciuto, l'altro, questo secondo me sarà ancora più bello. Grazie dell'attenzione. C'è qualcosa che sembra di sciupare. No, e io l'anno scorso sono stato 8 mesi questo, dico, un piccolo teatro, che veramente è un teatro ridotto, e è stata un'esperienza molto bella, perché di sera in sera mi guadagnavo con l'effetto fantasma il pubblico. Quest'anno mi rifiutano per 5 mesi, e ci saranno anche altri progetti legati a Massimo Martini, e vediamo, insomma, è stata un'esperienza molto bella, vi ringrazio, è veramente proprio bella bella bella, me l'aspettavo. Grazie. Scusate voi per il ritardo, ecco, ho avuto un contrattempo, ero con l'università a lavorare sulla candidatura di Firenze Città Creativa UNESCO, quindi per l'artigianato. Sono infatti Cecilia Del Re, sono assessora allo sviluppo economico del Comune di Firenze, e mi fa piacere essere qua, però anche in questa veste di assessora allo sviluppo economico, perché come dicevamo anche con Marco Pregheri in un'altra occasione del Teatro di Cestello, i teatri comunque sono delle aziende, cioè sono delle attività economiche. Offrono cultura ovviamente, ma è importantissimo anche l'aspetto economico per poter andare avanti. Per questo in primis voglio ringraziare i soci che sostengono il Teatro Puccini e anche tutti gli sponsor che sostengono poi la vostra programmazione, che consentono insieme al pubblico che è sempre presente e partecipa a questo teatro, verso il quale c'è un'attenzione particolare, di poter mandare avanti e continuare ad offrire una programmazione, una stagione come quella che è stata appena presentata, che è contraddistinta come sempre, come da tradizione, da un importante impegno sociale, da contenuti di spessore, rilevanti, che quindi costituiscono un arricchimento per tutta la cittadinanza, perché con i primis gli abbonati, coloro che frequentano questo teatro, sono proprio i nostri concittadini, e questo è importantissimo per una comunità come quella fiorentina. Ancor più lo avverto l'importanza di un teatro come questo, come degli altri teatri che ne abbiamo in Firenze. Spesso diamo invece riscontrato, l'ho avvertito andando settimana scorsa a Pezzi in Marocco per un gemellaggio, siamo città gemellate dal 61 grazie al sindaco Laquira, con questa bellissima città del Marocco che fa più di 1,5 milioni di abitanti,
E parlando con degli universitari, perché abbiamo proprio un progetto con l'università di architettura in comune, ecco, loro lamentavano la mancanza di un teatro in città. Hanno fatto, infatti, ecco, quindi il bilancio ha riportato questa loro mancanza, perché davvero, ecco, spesso abbiamo scontato cose che invece non lo sono e che con tanto impegno, tanta dedizione, come fa da Puccini, che vi ringrazio dell'amministrazione comunale, noi qua possiamo dire di aver sofferto. Grazie di cuore.